a famiglia. Spesso parliamo delle difficoltà che incontrano i giovani in Italia a trovare lavoro, ma un'altra generazione messa alla dura prova è quella dei cinquantenni, sempre più spesso costretti ad andare all'estero. Non sono solo cervelli in fuga, giovani o grandi aziende a lasciare l'Italia per cercare fortuna all'estero. Fabrizio, 48 anni, proprietario di un negozio di jeans e abbigliamento in via dei Giubbonari, al centro di Roma, lo avevamo incontrato a marzo scorso. Stava partendo per aprire un altro negozio con tutti i brand italiani in Germania. Avrebbe voluto farlo in Italia, ma la burocrazia, l'alto livello dei costi, il peso della tassazione gli avevano fatto scegliere per l'apertura di un nuovo negozio il centro di Berlino. E come lui tanti altri. A conferma di questa ondata di nuovi migranti di mezza età arriva uno studio della Confederazione dell'Artigianato e della Piccola Impresa. Quelli che dal 2007 al 2012, nella fascia di età compresa tra 40 e 49 anni, si sono trasferiti all'estero sono aumentati del 79,2%, quasi il doppio rispetto al 44,4% dei ragazzi compresi tra i 15 e i 29 anni, che magari si spingono oltre confine per l'alto livello di disoccupazione o per trovare un posto con miglior remunerazione. L'accelerazione in generale è stata fortissima e non accenna a fermarsi. Lo scorso anno sono state 125.753 le persone che si sono trasferite all'estero in cerca di fortuna. Tra questi sono aumentati dal 18,4% al 21,9% proprio quelli tra i 40 e i 49 anni. Non solo i giovani abbandonano il paese, ma anche tanti piccoli imprenditori che magari chiudono un'attività in Italia e si recano all'estero in cerca di nuove occasioni imprenditoriali.